Ciao a tutti, Crocchette, siamo qua, ci troviamo nel momento dello spin-off di Book Crossing, il programma che va in onda su Radio Backbeat tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 17. E questa settimana abbiamo parlato di infanzia, è stato molto bello, è stato interessante, mi è piaciuto perché sono riuscita a tirare fuori degli argomenti molto importanti per me, ma anche molto fruibili per tutti. Abbiamo parlato di un sacco di libri interessanti e penso che il giorno più bello che abbiamo affrontato è stato quando abbiamo parlato dei mentori, o meglio, delle persone che durante la nostra infanzia sono state importanti. La domanda che vi ho fatto è stata appunto questa: quali sono state le persone più importanti? E io ho tirato fuori un ricordo, di un'immagine legata a un viaggio fatto con i miei zii, in cui mi hanno dimostrato con molta semplicità il loro amore. E da lì ho capito che loro, queste due persone, sono state veramente importanti per la mia crescita, e quindi automaticamente ho voluto collegare un libro molto importante, ma un libro molto bello e molto attuale anche in base a quello che sta accadendo in questi giorni, proprio in questi giorni non troppo lontano da noi, in Grecia. Il protagonista di questo libro è un ragazzo italiano, si chiama Nicola Govoni, ha fatto qualcosa di straordinario. Nicola Govoni è del 1993, dopo un'infanzia e una tranquillissima esperienza nelle scuole superiori, ha capito che qualcosa non andava, e allora cosa ha fatto? È ritornato in Italia e da lì ha capito, insieme a degli amici, che poteva fare qualcosa di più. E insieme ad altri due ragazzi giovanissimi, proprio in Grecia, ha fondato I Still Arise, che è un'associazione, ma anche un progetto tutto insieme che crea uno spazio dedicato ai minori non accompagnati migranti che arrivano appunto in Grecia. E da queste esperienze e anche dalle relazioni che lui ha imbastito, una relazione particolare con un ragazzo migrante minore non accompagnato, è nato questo libro che si intitola Se fosse tuo figlio, uscito per Rizzoli, ed è un libro pieno di amore, ma soprattutto un libro pieno di insegnamenti reciproci che Nicolò ha avuto da questo ragazzo, ma anche che lui è riuscito a dargli. Pensate, Nicolò è stato candidato come premio Nobel per la pace quest'anno, e io tifo tantissimo per lui e mi auguro tantissimo che anche questo libro possa entrare nelle vostre esperienze, nelle vostre letture, perché è molto importante, ribadisco, in base a quello che sta succedendo in questi giorni in Grecia, ma anche in base a quello che noi quotidianamente possiamo imparare dalle esperienze, dai mentori e anche dall'infanzia degli altri.